anche del ruolo del sottosegretario relativamente a questo e non solo questo trattato, quindi se così è io ritiro l'ordine del giorno, se vi è la disponibilità da parte del governo a trasformarlo, ritiro l'emendamento se vi è la disponibilità a trasformarlo. Lei sa che noi abbiamo dei tempi parlamentari, quindi deve essere fulminea questa trasformazione perché tra 8 voti noi dobbiamo far dare il parere al governo, quindi lo deve materialmente presentare in termini immediati. Bene. A questo punto è ritirato il 2.01, siamo a questo punto all'articolo 3 e chiedo i pareri sia al vicepresidente Manciulli che poi in seguito al governo. Che su questo articolo invito a ritiro oppure parere contrario? Su tutti gli emendamenti intendo, vero? Onorevole sottosegretario, prego. Contrario. Bene, a questo punto passiamo al primo. Allora, abbiamo il 3.2, Gianluca Pini, onorevole Molteni, prego. Grazie Presidente, per esprimere il parere favorevole da parte del gruppo della Lega. La ringrazio, presumo a titolo personale. Prego, onorevole Pini. Sì, Presidente, grazie a titolo personale, anche perché il 3.2, che è uno dei pochi che ci è stato permesso di segnalare come gruppo, riguarda un correttivo, anche perché il calcolo che era stato fatto, anche da un punto di vista meramente economico, sulla copertura finanziaria da parte dell'esecuzione, dell'ordine di esecuzione di questo trattato, la copertura finanziaria è sballata, anche perché ora che effettivamente vi è l'entrata in vigore, la copertura finanziaria per il 2015 sarebbe totalmente da rivedere, tanto vale, onde evitare di buttare via qualche centinaia di migliaia di euro, di farlo partire già in maniera puntuale dal 2016. In quest'ottica andava il nostro emendamento, anche a correggere un ritardo colpevole da parte del governo e forse anche delle Camere nella ratifica del trattato. Grazie. A lei, se non vi sono altre richieste di intervento, siamo al